cose. E nella mia collana semitica ho spiegato abbondantemente tutti questi processi di conservazione della lingua sarda dal tempo che fu. La lingua sarda non è mai morta, io sostengo, fin da quando nacque. Nacque chissà quando, 100.000 anni fa, 150.000 anni fa, e si è conservata nelle radici sumeriche e poi col passare dei secoli nelle radici accadiche, assire, babilonesi, eccetera. Questa è la mia teoria, che per me è una, l'ho dimostrata in tutti i libri, e io ho sempre chiesto a tutte le accademie che cerchino di spiegare perché queste identità che sono molto diverse dalle identità che loro tentano di dimostrare con la lingua latina, perché loro sostengono che la lingua sarda deriva esclusivamente dalla lingua latina, punto e basta. Cioè i sardi furono colonizzati dai latini e da lì iniziarono a parlare, dalla lingua precedente che noi grugnissimo come i maiali o viceversa che parlassimo già, a loro poco importa, mentre io sono andato più a fondo e ho dimostrato che già 100.000 anni fa parlavamo e si parlava evidentemente la lingua sumerica. La dimostrazione è semplice: i sumeri si esprimevano con le sillabe. Le sillabe sono le prime forme di linguaggio della storia. Ed ecco perché dico che i sumeri non possono essere nati 9.000 anni fa, come dicono gli studiosi spagnoli, la lingua sumerica è nata da chissà quando e poi si espresse per iscritto quando inventarono lo scritto. Ma andiamo avanti. Noi non abbiamo mai subito nessun tipo di colonizzazione, cioè le colonizzazioni iniziarono in epoca romana. Queste lingue noi le ritroviamo nel Mediterraneo ab origine, sono lingue ab origine, sono, cioè lingue che sono nate qui. E allora, siccome sono nate qua, a iniziare dal sumerico, il tesoro sumerico e accadico lo ritroviamo in Sardegna. Questo vuol dire una sola cosa, che noi non abbiamo subito nessuna colonizzazione. Noi avevamo queste lingue ab origine in Sardegna. Non voglio dire che il sumerico era la lingua sarda per eccellenza che poi si espanse fino alla bassa Mesopotamia, no, no. Queste lingue avevano la loro espansione per tutto il Mediterraneo. E questa è la mia teoria. Perciò erano lingue che io chiamo mediterranee. Secondo lei è la colonizzazione neolitica che ha portato tutte queste lingue semitiche e mediterranee? No, no, secondo me la lingua in Sardegna e nel Mediterraneo esisteva dall'inizio del Paleolitico. Chi mi sa dire quando iniziò il Paleolitico? Iniziò con l'inizio del Paleolitico. Sicuramente anche il Paleolitico. Dal momento in cui l'uomo iniziò a scheggiare, a fare certi attrezzi, a mostrare che li sapeva fare, vuol dire che gli dava anche i nomi. Iniziò da lì il linguaggio umano. Ma questo è ovvio, tutto ovvio. Ma anche i paleolitici parlavano. E la dimostrazione che il sumerico è una lingua estremamente antica è proprio perché è scritta con monosillabi, cioè per esempio noi conosciamo più o meno nei vari alfabeti mediterranei o inglesi, le varie consonanti. Aggiungiamo ad ogni consonante una vocale, allora abbiamo per esempio la B, abbiamo ba, però possiamo metterci una B davanti, abbiamo ba, una B dietro, bab, oppure mettiamo la davanti e diventa ab, ab, aba e così via, cioè con una sola consonante possiamo fare una serie di formazioni di parole che alla fine il conto, ci possiamo trovare, come ci ritroviamo in sumerico, migliaia di parole, insomma, parecchie migliaia di parole, che però sono antichissime perché sono tutte monosillabiche, a prescindere da come venivano scritte. Era un monosillabista di astronomia. Considerato che il periodo di rivoluzione dei nodi lunari attorno alle eclittiche è di anni 18 e 61, Leboeuf dimostra che il pozzo di Santa Cristina fu costruito 3.000 anni fa non solo per dispensare acque curative,
ma principalmente come perfetto strumento di testimonianza e misurazione plurisecolare di tale rivoluzione. In 217 pagine Leboeuf dimostra scientificamente, credo, l'assoluta perfezione di questo osservatorio lunare, nel quale ogni pietra, per essere sovrapposta all'altra in una determinata forma che sapete, mediante collimature millimetriche, fu scalpellinata e allisciata per parecchi mesi. Ciò dimostra un lavoro collettivo decennale prodotto da maestranze altamente specializzate, guidate da ingegneri astronomi muniti di una cultura irraggiungibile, queste sono parole sue, nella quale la conoscenza matematica ed astronomica attingeva a vertici altissimi ancora oggi inspiegabili. Voi vorreste sapere com'è fatto all'interno il pozzo di Santa Cristina, la Tholos di Santa Cristina, eccola qua, più o meno la sagoma di questa bottiglia, per questo l'ho portata. La scalinata giunge a impattare grosso modo a questo livello della Tholos. Il pozzo era fatto in questo modo e lui dice che ogni 18, quant'è, il raggio della luna giunge a sfiorare tutte queste pietre collimanti fra di loro in un modo perfetto, le sfiora fino a toccare il limite laterale del pozzo dove c'è l'acqua. Ecco, questo è quanto hanno scritto gli astronomi o gli appassionati. Io non voglio entrare nella materia, che è molto affascinante, io devo parlare solo di linguistica, di etimologie. Voglio dire ancora una volta che tramite le etimologie, se gestite bene, si possono fare delle scoperte clamorose. E allora è chiaro che le scoperte le facciamo principalmente coi cognomi. Perché coi cognomi? Io ho portato il mio nome, il libro I cognomi della Sardegna, perché tramite i cognomi riusciamo ad avere uno spaccato preciso, fedelissimo dell'antica civiltà sarda e del Mediterraneo, in quanto i cognomi sono antichi nomi personali, erano tutti antichi nomi personali, vanno interpretati. In latino nessuno al mondo è riuscito ancora ad interpretarli. Io col sumero e con l'accadico li ho interpretati tutti, i 6.000 che ho affrontato nel mio libro sono tutti tradotti. Nessuno, torna a dire, li ha mai tradotti prima di me. Ci ha tentato il professor Pitau, ma dovreste comprare il libro del Pitau e confrontarlo con il mio, tutto qua. E allora io riesco a capire che da questi cognomi si ricavano tutte le cose più importanti della nostra civiltà. Intanto ricaviamo che la gran parte dei cognomi erano nomi di donna, segno, secondo me, inequivocabile che allora esisteva il matriarcato, nomi muliebri. Faccio un esempio tipico, Salvai, battezzato o battezzato, il cognome Salvai significa battezzato o battezzata, il cognome Scardella era virile, soldato di Dio letteralmente, il cognome Rendina era femminile, divina compassione, divina misericordia significava. Il cognome Todde, sempre femminile, significava incrostata di gemme. Anticamente i nomi erano di una specie, quelli femminili, erano di una bellezza incredibile, veramente poetica. Moltissimi di questi cognomi, molti, sono in relazione con la luna, il firmamento, il sole, i pianeti e poi le stelle. Delle stelle ve ne parlo per ultimo perché sono quasi tutti cognomi. E relazioni con la luna, vado velocissimo altrimenti, il cognome Ranno significa letteralmente, sono tutti cognomi sardi, quando sono continentali ve lo dico. Ranno, semenza di Ra, letteralmente, del dio Ra, del dio sole. Rando, servitrice di Ra, del dio sole. Dovrei spiegare che molti di questi cognomi sono egizi, perché questo è segno che anticamente
c'erano anche delle etnie egizie che impiantarono dei fondacchi commerciali o a Tarros o Dofe e poi il loro cognome si affermò. Eleonora è un nome, significa bagliore del sole, cognome Panari pregna dal dio sole, avevano proprio questo concetto della pregnanza della donna incinta eccetera, allora i bambini servivano per i motivi che sapete. Salvagnolu, battezzata dal dio sole, poi abbiamo il cognome Sonnu che qualcuno, per esempio il Pitao, traduce come sonno. Ditemi un po' se una madre dice tu caro mio figlio ti chiamerai sonno, insomma è pazzesco, bisogna andare metodologicamente a capire il motivo per cui una madre e un padre davano il nome ai loro figli, erano sempre nomi bellissimi, non lo poteva chiamare sonno. Sonno è uguale al tedesco sonne che significa sole ed è una delle tante parole che dal sud sono emigrate al nord fino ai germani. E Sindigus, sempre cognomi, significa luna sorgente. Sio, e anche quello è un cognome sardo, significa letteralmente dea luna, cioè luna. Abbiamo a Napoli De Sio, un patronimico, che è la stessa cosa, perché molti di questi cognomi sono sardi, ma anche mediterranei in genere. Siotto, il cognome Siotto, sposa del dio luna, perché anticamente era considerato un dio. Vargiu significa proprio luna. La luna aveva vari nomi, Sin specialmente in semitico occidentale, ma non solo, mentre Varku, Arku e più che altro in accadico assiro babilonese. Ecco, diciamo queste due formazioni principalmente. Le relazioni col firmamento, altri cognomi, Molozzu, sempre cognomi sardi, stella divinatrice. Monageddu, purissima stella fissa del firmamento. Oh, guardate che se davano questi nomi alle loro figlie vuol dire che il popolo di allora, io parlo di nuragici perché questi cognomi sono antichi di 3-4 mila anni. Evidentemente i popoli nuragici avevano una cognizione esatta dei fenomeni del firmamento, altrimenti quei cognomi non uscivano, non sortivano così. Cognome Muzzurra, personificazione dell'ordine cosmico. Poi queste cose le trovate spiegate bene in una, 10, 20, 50 righe nel mio libro sui cognomi. Personificazione dell'ordine cosmico. Ogana, colei che partorisce il cielo, addirittura era la madre del cielo, la dea madre dell'universo, per intenderci. Perrolu, gemma del firmamento. Ralla, sempre cognomi sardi, questo è italiano, il sardo è anche italico. Splendore del cosmo, splendore del creato, sempre Ra più La. Ruvioli, principe del firmamento, questo era nome di uomo. Ulgheri, regina del firmamento. E poi abbiamo il cognome nonne, nonnis, nono in Italia, costellazione dei pesci. Poi significava però in sumerico nonne, nonno significava caos, poi ci ritorneremo. Invece in accadico, eccetera, costellazione dei pesci. In babilonese, prenza. Inno alla costellazione della lira. La costellazione della lira e delle Pleiadi erano molto venerate in quel periodo lì. Prenza significa inno alla costellazione della lira. Zappadu, stella maggiore delle Pleiadi, letteralmente. Parliamo dell'invenzione della costellazione. I babilonesi nominarono oltre 70 costellazioni, che è un buon numero rispetto alle 88 che attualmente l'associazione, o come si chiama, internazionale degli l'Unione Astronomica Internazionale ha classificato. Tra 70 e 88 c'è poca differenza. Tolomeo, 2000 anni, dipende da quando iniziarono i babilonesi esattamente a stabilire queste cose, comunque almeno 1000 anni dopo di loro, ne classificò solamente 48. E gli astronomi
isolarono fra le stelle anche quelle dello zodiaco, principalmente quelle, dividendolo già da allora in 12 settori, perciò 12 mesi, 30 giorni, eccetera, eccetera, con i vari gradi che conosciamo, che furono inventati proprio dagli astronomi sumeri e babilonesi. E le costellazioni, si continuò a crearle, si può dire, per lungo arco di tempo, perché molte costellazioni babilonesi iniziarono a rifletterci già da prima dei tempi di Hammurabi, però individuavano una certa costellazione dandogli un certo nome, individuando certe stelle gli davano il nome, poi magari 100-200 anni dopo arrivava un altro corpo di astronomi che diceva no, meglio aggiungerci l'altra, togliere quella, e gli diamo un altro nome, e i nomi variavano. I nomi hanno spesso variato, però noi ritroviamo un corpus di nomi di costellazioni che ormai sono irrigiditi dai tempi dei Caldei, perciò da circa 600 anni prima di Cristo, ma molte anche da prima, come dicevo per il Sagittario. Per esempio la questione della modifica o delle invenzioni di nuove costellazioni lo ritroviamo nella famosa Chioma di Berenice, che fu creata in pratica nel 246 a.C. da Callimaco, un grande poeta alessandrino che, come tutti i poeti, avevano famiglia e avevano bisogno di campare, perciò allisciavano i potenti e disse che in cielo lui aveva scoperto la chioma della figlia del re Tolomeo Filadelfo, che si chiamava Berenice. Da lì la chioma di Berenice. Tutto, come dicevo, ebbe incipit con i Sumeri, ma dei Sumeri in Sardegna, per quanto riguarda le costellazioni, è rimasto poco o niente. La cultura astronomica dei babilonesi fu a sua volta condivisa anche dai popoli tirrenici, anche dalla Magna Grecia, e questo successe specialmente quando sorse Ipparco. Nella Magna Grecia assorbirono la cultura iparchiana e da lì ci fu la classificazione greca, diciamo, delle costellazioni, che non si dissociava assolutamente da quella babilonese, semplicemente gli dava nomi alla greca. Questi sono alcuni cognomi italici: Agrio o Agrelli, costellazione dell'Ariete. Io vado veloce, voi se riuscite a leggere, guardate voi stessi cosa c'è scritto, no? Ali, che è un patronimico, originariamente era Alu, tutti i cognomi italiani o sardi con la I finale sono patronimici, cioè figlio di Alu in questo caso. Ali significa la costellazione del toro. Il sole, lo sappiamo già, è un cognome italico e sardo e sappiamo che significa, poi ci ritorniamo. Zenone, il grande filosofo di Elea, nella Magna Grecia del V secolo a.C., ha il nome originato da Sinun, costellazione dei pesci. Elenco etimologico, ecco, dei lemmi sardiani, in parte italici, riferiti a costellazioni, stelle e pianeti. Iniziamo dal Sole. Come dicevo poco fa, abbiamo il Sole come cognome sempre. Se il Sole come cognome rimase, vuol dire che aveva un grande significato. Infatti è chiaro che indicava il Dio Sole per eccellenza, il Dio altissimo, il Dio sommo. Vedete voi le origini, no? Ce l'abbiamo anche in latino, in italiano. Sonnu, l'ho già detto e non lo ripeto. La Luna, ecco, per la Luna abbiamo intanto il cognome Arca, dall'accadico o babilonese Arcu, che si può leggere Arcu, in certi casi Warcu, Varcu, da cui il varco, perché i varchi in Sardegna, tutti i varchi montani che conosciamo sono a forma lunare, a forma di arco, viene dal concetto della luna, dal primo arco di luna, per cui Arca indica esattamente il primo giorno del mese, l'inizio della lunazione. Vedi il greco arche,
che ha la stessa origine. Pianeti, Arizzu, cognome barbaricino, dal babilonese Arittu, pianeta Venere. Ecco, vedete, Balloi, Ballore, eccetera, questo cognome, lo vedete voi, dall'accadico assiro babilonese Balu. Accadico, assiro, babilonese erano lingue fuse fra di loro, insomma. Quando dico accadico dico molto spesso anche babilonese o viceversa, e non posso trattenermi a lungo qua, ma nei miei libri ho spiegato meglio la questione. Vedete cosa significava? Cioè, praticamente arriviamo al pianeta Marte, le stelle, ecco, stiamo arrivando, scendendo pian piano, ma non è finito, sto dando la generalità della situazione prima di scendere alle singole costellazioni. Kakabu significava in accadico e in babilonese, si diceva prestella, che c'è anche il cognome, Kakau, Kakabu, eccetera. E c'è anche in latino il cognomen Cacavus. Mula, ecco, lo dicevo, eccolo qua, Mulan, stella, costellazione, eccetera, però raddoppiata in sumerico. Il raddoppio in sumerico dava l'indicazione della pluralità. Mul significavano proprio, indicava precisamente le Pleiadi. C'è in Sardegna anche un cognome che connotava l'astronomo di professione, ed è il cognome Corso o Cossu. Va bene, guardatevi voi cosa. Allora, qui però devo dire qualcosa. Noi questa parola la ritroviamo anche in latino, il cursus honorum, per esempio. Tutti sanno che cos'è. Sanno che cos'è, però l'etimologia non è stata mai spiegata. Perché non era. In latino cursus significa principalmente correre a cavallo o il muoversi di un carro. No, ho spiegato bene le mie etimologie in altra parte. Però non si poteva parlare di galoppo, degli onori, degli incarichi. Sapete la parola latina honor, onus, eccetera, che significa più che altro peso, incarico, eccetera. Per cui cursus honorum, la corsa degli incarichi. È un po' il cursus honorum, come ho scritto qua, secondo me significava letteralmente alle origini, anche per i latini, stellazione degli onori, cioè i punti luminosi degli incarichi che uno riceveva dal governo, dall'amministrazione romana. Il firmamento delle cariche, il cursus honorum. Il concetto di anno, anche questo è antichissimo, dal babilonese annum, che il dio ha, an, da cui viene anche Janus in latino, da cui Januarius, che noi diciamo è Narzu, guardate le etimologie, ma non voglio, Januarius, eccetera, però non voglio intrattenermi, annus, perciò significava anno, non solo l'anno, ma anche il cielo di per sé, cioè quel contenitore che consentiva il traghettare del sole da una parte all'altra. Arriviamo alla parola caos, avevano anche questo concetto gli antichi, io tutto questo l'ho scoperto sempre tramite l'etimologia. Abbiamo il tanto vituperato cognome casu, che non è da vituperare, perché certo indico anche la cagliata, perché casu, latino caseus, che è un aggettivale, invece noi abbiamo proprio il nome dall'accadico babilonese casu, diventare rappreso, essere rappreso, un'altra parola quasi identica è appunto kashu, diventare oscuro, soffrire di oscurità, eccetera, da cui anche il greco chaos, sapete tutti così. Abbiamo la conferma di questo cognome dal cognome casula, il quale proprio deriva dall'accadico casu, diventare oscuro, più sumerico ul, firmamento. Quindi casula significò in origine immensa buia cavità del firmamento che raccoglie le acque primordiali. Era il concetto degli antichi questo. E il concetto di caos è ripreso anche da nonno, da nonnoi, da nonne, e dal cognome italico nono, qua viene, come dicevo, dall'egizio nun, elemento liquido incontrollato primordiale, cioè il caos. Avevamo anche il Big Bang, però
il concetto del Big Bang, io l'ho espresso nel mio libro sui pani, ma l'ho ripetuto un po' su tutti i miei libri. Il concetto viene espresso dal pane Anguli. Il pane Anguli, Siurgus Donigala, Alieri significa costellazione dell'aquila, badata bene, costellazione dell'aquila, da allu puro, eru costellazione dell'aquila, cioè praticamente l'aquila in purezza, quella del cielo, allutu, anche questo sempre cognome, dal granchio, cioè veniva indicato sia il granchio come tale, sia la costellazione del granchio. Con Allutu. Torno a dire, se questi cognomi ci sono rimasti, non possono essere un caso, perché è inutile dire, ma la madre quando nasceva il bambino gli dicevano a te ti chiamerò incendiato, Allutu in sardo. È pazzesco, Allutu doveva avere un significato nobilissimo, è così il nome Alocchi o Alocci, costellazione del toro. Alu significa costellazione del toro e Ukku anello, sigillo, perciò il significato di Alocchi significa letteralmente sigillo dove è incisa la costellazione del toro, perciò questo doveva essere un nome maschile che è proprio è tutto un programma, siccome i nomi dei maschi venivano dati principalmente come bene augurio per tanta figliolanza, il toro per antonomasia era colui eccetera eccetera, il sigillo, perciò il sigillo della costellazione del toro, il marito che metteva il sigillo sulla moglie, cioè il contenuto è tutto qua, no? Avevano molte volte dei significati, erano maschili i nomi, avevano significati proprio volti alla procreazione, perché allora la procreazione era di estremo interesse. Uno dei tanti nomi che sono identici alle costellazioni babilonesi, lo premetto già, noi in Sardegna abbiamo quasi tutti i nomi delle costellazioni babilonesi. Uno di questi nomi è Babilonis, il nome di un paese noto. Babilonis, togliamo la is finale che è il tipico suffisso dei campidani, rimane Pabillum, anticamente la O non esisteva, Pabillum. In sumerico Pabil significa costellazione del Sagittario, letteralmente. In sardo c'è aggiunta una U, Pabillum. Un significa cielo, perché ci hanno aggiunto cielo in sardo, proprio per indicare che era il Sagittario del cielo, sottolinearlo, come che non bastasse già la parola sumerica precedente. E talvolta le costellazioni cambiavano nome secondo il periodo, cioè magari mille anni dopo, eccetera. Però in Sardegna sono rimasti i segni di i nomi di costellazioni, magari di mille anni prima, di mille anni dopo, che erano già cambiate, ma sono rimaste sempre nella denominazione dei propri figli. Cioè la tradizione dei nomi verso i figli fu fortissima e fu conservata fino a quando poi si perse, sappiamo, il significato delle parole, perché noi, grosso modo, dal 600-700 d.C. abbiamo iniziato a perdere il significato delle parole, ma prima le parole avevano un significato ben preciso che il popolo sardo sapeva gestire, talché moltissime cose furono gestite, moltissime parole furono gestite fino al 500. Se è vero che il Fara, per dirne una fra le mille, il Fara chiamava Monteleone Roccadoria Perda e Tori.